Giobbe Covatta, com'è possibile coniugare clima, i dati con l'ironia? E com'è possibile? Non lo so in verità, però io lo faccio abitualmente, normalmente. Ci abbiamo anche uno spettacolo con Mario Tozzi sulla scienza e sulle scadenze, ma anche lo spettacolo di stasera, ci sono delle scadenze precise che vanno grado per grado. E com'è possibile coniugarla? È possibile, l'ironia si può applicare da tutte le parti, non è che serve una cosa specifica. Prima parlavo con le sue colleghe e gli dicevo, dall'altra parte, non c'è un argomento sufficientemente serio di cui non si possa ridere. Questo non significa farlo diventare ridicolo, significa farlo diventare risibile e divertente. Ti faccio un esempio, lo faccio a lui, ma lo faccio anche a lui. E io avevo un professore di storia che era particolarmente noioso e l'ho odiata sempre la storia, finché un giorno sulla mia strada ho incontrato Indro Montanelli, che raccontava la stessa storia del mio professore, non è che la storia è quella Garibaldi, non è che... però la raccontava in maniera così divertente, così piacevole, così in maniera quotidiana, come se fosse un racconto di cronaca più che di storia. E da quella volta io sul mio comodino c'ho sempre un libro di storia, ce l'ho sempre, perché l'importante secondo me, poi è un'opinione ovviamente, ma non è tanto imparare un argomento o meno, è imparare ad amare quell'argomento o meno. Allora se tu ami quell'argomento, poi sei disposto anche, come faccio io con la storia, a ciucciarmi anche certi libri pallosissimi. Però una volta che poi ne hai intuito i meccanismi, hai capito come puoi leggere attraverso le righe, anche cose particolarmente faticose, particolarmente noiose, riescono ad appassionarti. Ma questo vale per tutto, specialmente per gli argomenti scientifici, che di per sé sono aridi, non lo sono più se li applichi all'uomo, se diventano umanisti, questa secondo me, questa, non lo so se vi è piaciuta questa riflessione, ma questa è la riflessione. Ma...